Buonasera, stiamo giungendo alla conclusione di questa settima edizione di Statistico, il Festival della Statistica e della Demografia. Tra le tante incombenze che abbiamo, dobbiamo cominciare subito a premiare chi ha vinto il concorso di Istat Tennis. Quindi passo subito la parola al presidente dell'Istat, professor Blangiardo, per la premiazione. Grazie, sì, abbiamo fatto la seconda edizione di Istat Tennis, torneo individuale a eliminazione diretta di quiz statistici giocato secondo le regole del tennis. C'è stata una fase di qualificazione avvenuta il 16, poi è iniziato col tabellone il 17 e siamo andati avanti e via via, ma 32 giocatori nel tabellone e l'operazione è andata avanti sino alla conclusione, sino a stabilire un vincitore. Qualche statistica così un po' volante, sono state impiegate 593 domande di vario genere riguardanti le tecniche statistiche, i risultati, i dati eccetera. Hanno partecipato 289 giocatori, 492 partite, quindi un vero torneo giocato con un grosso impegno. Sono state giocate 9.000 palle, cioè come dire 9.000 domande. C'è state situazioni in cui i giocatori erano in difficoltà, provate a immaginare, per esempio la cosa che ha reso più difficile le risposte è stato il tasso di nuzialità e l'età media dello sposo, cioè non sappiamo niente sulla gente che si sposa, quindi il matrimonio è uno dei temi ancora abbastanza sconosciuti. Mentre sono molto preparati sull'età media della popolazione, sui giovani che vivono in famiglia con almeno un genitore, lì abbiamo avuto veramente un numero incredibile di risposte esatte. La vincitrice, perché si tratta di una signora, di una ragazza, Elisa Franchi, che ha superato brillantemente tutte queste cose. Io so, ne ho parlato, so che è una laureata in scienze politiche, che ha la passione della statistica, e noi abbiamo anche un filmato che, come dire, ci presenta la nostra protagonista che ha raggiunto appunto il successo in questa iniziativa. Buongiorno a tutti e grazie per questi secondi, per un breve saluto. Grazie ancora di aver potuto anche partecipare a questo gioco, che ho trovato molto interessante perché mi ha dato la possibilità di scoprire anche delle cose sull'Italia. Ho provato a lanciarmi in questa sfida perché mi piace scoprire questi nuovi meccanismi che permettono di rendere la conoscenza fruibile anche alla gente comune. Spero di riprovare a giocare anche l'anno prossimo, magari coinvolgendo anche degli amici. Grazie ancora e buona continuazione. Bene, grazie, un applauso a Elisa e aspettiamo l'anno prossimo la terza edizione. Adesso passiamo alle operazioni. C'è la nostra, il premio, cioè la nostra assoluta, come dire, l'applauso, e noi siamo poveri, quindi non abbiamo, anche perché come l'anno scorso avevamo immaginato una specie di coppa, se ricordo bene, ma poi abbiamo avuto delle difficoltà a spedirla la coppa perché il vincitore stava in Nuova Zelanda da qualche parte, quindi allora nel dubbio abbiamo detto quest'anno lei sta sul lago di Como, quindi forse potevamo arrivarci magari utilizzando la coppa dell'anno scorso, se volevamo fare proprio così i micragnosi. Però insomma, vabbè, metteremo a punto la cosa strada facendo, ma l'importante è stato partire e avere una grossa partecipazione. Ok, allora siamo quasi arrivati alla conclusione. Io vi racconto che cosa abbiamo fatto in questi 3 giorni e mezzo di Festival della Statistica. Ci sono stati 35 eventi con circa 150 relatori, 21 talk con quasi 90 speaker, 5 spettacoli di cui ne mancano 2, tra poco, tra qualche minuto ne comincia il penultimo e poi alle 21 l'ultimo, 9 laboratori con circa 250 persone in presenza e 350 da remoto, perché ormai viaggiamo tutto da remoto. Abbiamo ancora in attività il nostro gioco in Piazza dei Signori, la Divina Statistica, gioca con Dante, siccome il numero di accessi è limitato a causa Covid, arriveremo circa 600 persone in questi 3 giorni. Comunque abbiamo avuto fino a quasi 5.000 visualizzazioni su Instagram, oltre 300 partecipanti per ogni evento live su Facebook, fino a 250 visualizzazioni sui talk su YouTube e infine almeno 400 visualizzazioni dei talk durante le dirette, quindi siamo ormai internazionali perché ci sentivano e ho ricevuto dei messaggi anche dall'estero, quindi è importante. Bene, la parte più importante, i ringraziamenti. Voi sapete che questi eventi hanno bisogno dell'aiuto di tanti e quindi io
vado a citare almeno alcuni di queste persone. Beh, oltre ai presidenti e al sindaco che sono presenti qua, è chiarissimo che loro devo ringraziarli e lo faccio, ma comincio con, diciamo, le persone senza le quali il festival fa fatica ad andare avanti. Primo, i volontari. Ne abbiamo avuti veramente tanti, tanti trevisani, ma tanti anche che vengono da Bari, da Mola, da Mantova, da Modena, ovviamente qualcuno anche nei paesi limitrofi, facciamo da Brescia ovviamente, ma perché ci insegno io ogni tanto li obbligo a venire, perché sennò non verrebbero, e quindi veramente siamo contenti e sono stati bravissimi e lavorano benissimo. Abbiamo fatto anche degli acquisti, Andrea, lo cito uno per esempio, è un... finisce il Riccati quest'anno, ma il prossimo anno ce lo teniamo lo stesso, va bene? Ok, con tutto lo staff tecnico, grazie in fondo, senza di voi avremmo avuto sempre grandi difficoltà, siete magnifici e bravissimi. L'agenzia Ellisse, che fin dalla prima edizione ha seguito il festival e continuerà a seguirlo, spero. Poi Patrizia Caccioli, non la vedo, dov'è? È nascosta, ah, eccola lì. Allora, lei ha seguito la consulenza scientifica sul programma del festival e di questo la ringraziamo. Poi due persone in particolare, Daniela Lauriello e Giovanni Pratichizzo. Allora, devo dire che senza loro due il festival camminerebbe con una gamba sola, e camminare con una gamba sola è sempre difficile. Stavolta posso dire a Daniela che non mi sono emozionato nel pronunciare il suo nome, lo ripeto, Daniela Lauriello, ok. Poi Michele Camisasca, che è il direttore generale dell'Istat, che è già andato via ma lo ringraziamo lo stesso. Serenella Ravioli, che è direttrice della comunicazione in Istat, e tutta la sua task force dedicata al festival. Poi un ringraziamento mio particolare a Massimo Fedeli, direttore delle tecnologie informatiche sempre di Istat, perché è una spalla fondamentale per me, devo sentirlo spesse volte, infatti la moglie l'altra sera era gelosina delle telefonate che facevamo, ma era per lavoro. Poi tutti gli amici del Festival di Treviso, sono tantissimi, e poi anche tutti quelli che non ho citato e che mi saranno dimenticato sicuramente, però sul sito li ho scritti quasi tutti, quindi è difficile che qualcuno mi sia dimenticato. Ultime due cose, gli sponsor: il comune di Treviso, che è rappresentato dal sindaco, adesso ci sarà il saluto, la regione Veneto, e poi tutti questi sponsor senza i quali ormai i festival non si fanno più, ma non si fanno grandi eventi senza i soldi, e quindi ringraziamo tutti gli sponsor per questo contributo economico. Un'ultimissima cosa, noi saremo pronti per il prossimo anno, quindi diciamo già le date del prossimo anno, il titolo lo sveleremo più avanti, 16, 17, 18 settembre 2022. Adesso lascio al sindaco per un pensierino finale e speriamo un contributo maggiore il prossimo anno. Ecco. Intanto grazie, perché questa è una delle rare occasioni dove mi fa piacere quando i cittadini mi dicono: sindaco, ma lei sta dando i numeri, no? E quindi li do volentieri, anzi in realtà recepiamo tutti quei numeri, che quest'anno tra l'altro avete trattato un tema importantissimo, la rigenerazione del post-Covid, perché non nascondiamocelo, però il Covid ci ha cambiato la vita, e partire, per chi fa l'amministratore, da una base solida di numeri certi, analisi, statistiche, è un qualcosa di importantissimo per costruire il futuro con basi solide, reali e concrete. Quindi grazie davvero, lancio con convinzione l'ottava edizione, l'impegno a sostenere sempre di più io me lo prendo, poi sapete la rete dei festival è una rete di cui noi siamo davvero tanto orgogliosi, però ci prosciuga anche tante energie, perché insieme al vostro festival ce ne sono davvero tanti di bravi, di professionali che vanno sostenuti, però l'impegno me lo prendo e troveremo il modo per farvi crescere ancora, anche perché ogni edizione c'è qualcosa di più, c'è un'emozione nuova, e secondo me quest'anno abbiamo capito che anche possiamo utilizzare il digitale per coinvolgere delle personalità da distanza, ma il prossimo anno possiamo tornare a progettare anche una maggiore presenza, quindi unire
il digitale alla presenza può diventare una formula assolutamente vincente. Ringrazio ovviamente l'Istat che io consulto quasi quotidianamente, questa è la verità, perché chi fa il sindaco, chi fa l'amministratore di quei dati ha sempre tanto bisogno, quindi vi ringrazio per il lavoro che quotidianamente fate, ringrazio tutti i volontari, perché poi insomma Eugenio, tu sai che dietro a un festival come questo c'è un monte lavoro di un monte ore di lavoro che è incredibile. Se noi facessimo il conto economico di quanto costa questa manodopera che i volontari mettono a disposizione, probabilmente non riusciremo a fare tutto quello che facciamo. Quindi grazie davvero a chi lavora, a chi si impegna, a chi porta questa opportunità per la città di Treviso, perché siamo diventati un punto di riferimento per quanto riguarda la statistica. Quindi grazie davvero, ci vediamo il prossimo anno per un'altra edizione che ci si riserverà delle sorprese davvero fantastiche. Quindi grazie e complimenti. Grazie, grazie. Questo è il momento di chiusura, è un momento in cui diciamo termina un periodo, un momento in cui tutti quanti abbiamo dato il massimo delle nostre energie, per cui io mi associo ai ringraziamenti del collega amico Eugenio, perché c'è tanta gente che ha lavorato per mesi affinché tutto potesse filar liscio e affinché anche il programma di questa iniziativa fosse pieno di contenuti, fosse molto partecipato, perché poi c'è stata, come diceva Eugenio, una fortissima partecipazione, per cui a nome della Società Italiana di Statistica vorrei ringraziare tutti coloro i quali hanno consentito che questo evento potesse raggiungere e completare questa settima edizione. Io con orgoglio sostengo il fatto che sono 7 anni che vengo qui a Treviso e sarò ben contento di essere presente anche per l'ottava edizione. Sì, solo un ultimo pensierino, intanto sono stati 3 giorni veramente meravigliosi, direi addirittura superiori a quelle che erano le aspettative, che già erano molto alte. E poi vorrei chiudere, c'è un signore qui alla mia sinistra che è stato il grande protagonista di tutto questo, e direi che se è tutto riuscito come è riuscito, gran parte, quasi tutto lo dobbiamo anche a lui. Grazie. Allora, se abbiamo finito, noi saremo pronti per un nuovo spettacolo, Rigenerazioni prodigiose. Chiedono che anche tu dica qualcosa, dico Giacomo, ma non voleva dire niente, ma un pensierino della sera. Allora, Giacomo Masucci, presidente della Società Statistica Corrado Gini, che è la macchina che lavora qua a Treviso nel piccolo per far diventare grande questo festival. Ripeto molto volentieri quello che è stato già detto, è stata una edizione eccezionale, ha visto l'impegno di tutti e io ho notato anche da parte dei cittadini, della popolazione di Treviso, una maggiore partecipazione. Quindi questo ci rende pronti per l'ottava edizione a spingerci ancora più oltre. Io penso sempre a un festival a livello internazionale, auguriamoci che ben presto possa arrivare. La Società Statistica Corrado Gini è orgogliosa di far parte di questo team e promettiamo il massimo impegno anche per l'ottava edizione. Grazie. Che strano. Bene, vi dicevo che siamo pronti per lo spettacolo Rigenerazioni prodigiose. Vanni, sei pronto? È di qua. Aspettiamo allora qualche minuto, proprio il tempo di attrezzarsi, e rimanete qua perché vedrete cose prodigiose, vi assicuro. Ci facciamo una foto.